Roberto Pighi, LPR oggi a Expo nel padiglione della Slovacchia, per quale motivo? Per continuare nella mia missione, cioè di stringere relazioni con imprenditori e contatti che ho avuto la fortuna di frequentare con successo per tantissimi anni. Uno di questi è console onorario della Slovacchia qua a Milano, rappresenta il più grande gruppo siderurgico privato slovacco, nel senso che stiamo parlando dell'azienda più importante del nostro mondo, dell'acciaio che esiste in questo paese, che si chiama Pipex, e sono a Podrezova, che è la zona industriale di questa città, e che approfittando del fatto che la squadra che abbiamo recentemente acquistato ha il coach che allena proprio la nazionale di questo paese, e abbiamo anche il vice capitano della nazionale slovacca che gioca da titolare nell'LPR Volley, ho pensato che veicolare questa attività in cui mi sono buttato con molto entusiasmo, come vedete, poteva essere un ottimo trampolino per trovare fonti anche di sostegno da parte di imprenditori emergenti di questo paese che vogliono investire, sono già presenti in Italia, per consolidare la loro immagine attraverso lo sport. Ecco, al di là dell'incontro ufficiale c'è stata anche una riunione con possibili investitori stranieri. Assolutamente sì. Siamo venuti in gita. L'esito? Esito molto 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 buono. Come avevo promesso, l'LPR diventerà un'azienda, una squadra che potrà contare su sponsor davvero internazionali e non soltanto sponsor locali o regionali, cosa che ci potrà permettere di costruire con un po' di calma e di fortuna una grossa squadra per i prossimi anni. L'LPR che riabbraccia Giuliani e che adesso si prepara per l'Europeo, insomma, voi ci puntate molto su questo tecnico? Io ci punto molto, perché devo dire, anche se come sapete non ho una grandissima competenza, ma mi ha sempre fatto nelle due occasioni precedenti in cui l'ho conosciuto un'ottima impressione. Persona molto intelligente, molto carismatica, molto concreta, mi dà molta carica, è un po' fatto come sottoscritto, quindi andiamo bene. Cioè?